sono qua insieme a Luciano Manna e ad Alessio per Disney. Chiederemo al ministro Luigi Di Maio di abrogare l'immunità penale per i commissari e per gli acquirenti e di abrogare il DPCM di vendita dell'Ilva. Riteniamo che sia necessario applicare la normativa ordinaria del codice dell'ambiente, quindi che porta alla chiusura degli impianti nel momento in cui non hanno rispettato le prescrizioni ambientali. Ecco, voi pensate che si possa ambientalizzare quella fabbrica? No, gli impianti sono vecchi e ci vogliono molte risorse, gli impianti sono troppo vicini alla città e quindi occorre procedere subito alle bonifiche e interrompere le emissioni. Qual è il vostro modello di sviluppo della città di Taranto? Bilbao, Pittsburgh sono città che hanno fatto delle grandi svolte cambiando il modello di sviluppo, facendo delle bonifiche sul serio, perché si possono fare, anche se in Italia abbiamo molte brutte esperienze, ma altrove le hanno fatte e quindi bisogna farle anche in Italia. Bisogna imparare dai migliori. Grazie. Perché sono i responsabili di tutta la cittadinanza, la salute va protetta evidentemente, è quello che chiediamo. Conoscono tutto, oggi ancora una volta relazioneranno tutti i nostri compagni sulle situazioni tarantine, come se fossimo al primo ascolto, però sono cose che già stanno, quindi oggi noi saliamo per fare delle domande, per avere delle risposte a questo.